lancio della BEG era stato fatto nel 2012, quando Hollande aveva vinto le elezioni, come condizione aveva detto io adesso voglio il programma di investimenti, non aveva prodotto molto. Noi abbiamo detto no, vogliamo qualcosa di più nuovo, di più sostanziale, che non sia solo un titolo, pur importante, investimenti, ma che abbia anche uno strumento nuovo. E questo Juncker è stato ai patti, ha lanciato questo piano che ha questo elemento di novità. Si costruisce un fondo nuovo che è alimentato dal bilancio europeo, quindi non sono solo i soldi della BEI, ma si aggiungono 21 miliardi, 16 miliardi dal bilancio europeo, e con questo fondo si fa un fondo di garanzia sulla base del quale la BEI emetterà dei bond, che sono in sostanza degli eurobond, perché con questi garanzia la BEI emetterà dei titoli sul mercato e poi finanzierà degli investimenti assorbendo le eventuali perdite, quindi incoraggiando gli investitori a investire in grandi progetti, perché se ci sono delle perdite queste vengono assorbite da questo fondo. Quindi questa stima di 315 miliardi non è, a mio giudizio, eccessiva, perché il meccanismo di avere questo fondo di garanzia di 21 miliardi, 16 del bilancio dell'Unione, 5 della BEI, che è una garanzia se ci sono perdite negli investimenti e quindi rende questi investimenti più convenienti. Adesso ci sono i tassi molto bassi, anche perché Mario Draghi, la BCE, sta tenendo questa politica di quantitative easing, cioè compra i titoli pubblici, e quindi gli investitori sono a caccia di ritorno. Se si investe in titoli di Stato sono bassissimi, quindi ci sono le grandi compagnie di assicurazioni, fondi pensioni, cioè c'è una massa di risparmio che esce dall'Europa. Questo è il paradosso: oggi noi esportiamo risorse finanziarie che vanno a fare investimenti in Asia, negli Stati Uniti. L'obiettivo di questo piano è, rendendoli convenienti, perché rende convenienti degli investimenti più rischiosi che possono avere un ritorno più alto ma possono anche non andare bene, ma se non vanno bene c'è la garanzia del bilancio dell'Unione. In questo modo l'obiettivo è di canalizzare tutta questa massa di risorse finanziarie che va o in impieghi speculativi, la finanza che fa profitto a breve termine, o va in investimenti reali ma all'estero, in Cina, negli Stati Uniti, invece di farlo rientrare in Europa. Quindi è una cosa molto importante e noi siamo molto soddisfatti che questo testo, tra l'altro, è stato fatto con regolamento comunitario, quindi pieno metodo democratico, la Commissione fa la proposta, il Consiglio e il Parlamento che la emendano, e noi siamo riusciti, ho presieduto i triloghi che sono il negoziato tra Parlamento e Consiglio per emendare il testo, e siamo riusciti a migliorarlo notevolmente. Ora non voglio annoiarvi con i dettagli tecnici, però una cosa, vado particolarmente fiero del risultato che il Parlamento è riuscito a ottenere: siamo riusciti a ottenere che se gli stati contribuiscono a cofinanziare questi investimenti mettendo dei soldi nelle piattaforme nazionali, cioè delle piattaforme nazionali per realizzare e rafforzare questi investimenti, questi soldi non verranno contati nel patto di stabilità. Quindi abbiamo ottenuto un ulteriore allargamento di questa flessibilità, che era l'altra, la prima delle due condizioni sulla quale magari parleremo in una successiva domanda, e quindi insomma abbiamo uno strumento, lo voteremo come è stato ricordato tra